ricordo il giorno, l'ultimo giorno che ho vloggato. Comunque oggi è giovedì 1 settembre, abbiamo salutato la Calabria e stiamo andando a Napoli, manca poco, più o meno mezz'oretta e saremo arrivati. E quindi staremo un pomeriggio qui a Napoli perché adesso sono 1:10 e poi domani mattina ritorneremo a casa. Comunque è stato molto bello in Calabria, ovviamente sono stati pochi giorni, però dai, almeno ci siamo divertiti e quindi oggi passeremo questo pomeriggio a Napoli, vediamo un po'. Il tempo non promette bene perché ci sono un po' di nuvole e il meteo porta pioggia, però speriamo bene, dai. Adesso andiamo perché abbiamo preso una stanza solo per stanotte, quindi andiamo a posare le valigie e poi sicuramente usciremo a piedi, andremo a passeggiare un po', staremo in centro a Napoli. Mi avete detto di andare a visitare tantissimi posti, però staremo soltanto un pomeriggio, quindi non ce la faremo, ma sicuramente ci saranno altre occasioni. E comunque niente, noi continuiamo perché c'è un pochettino di traffico e ci vediamo dopo. Allora, siamo appena arrivati a Napoli, siamo un attimo fermi perché è sceso mio marito per vedere dove dobbiamo lasciare la macchina, perché ci deve essere, diciamo, un garage ovviamente a pagamento qui nell'hotel che abbiamo preso. E comunque, cioè, mamma mia, diciamo che se non sei smart a guidare qui a Napoli, cioè veramente... sono tutti, cioè, velocissimi, non si capisce niente. Ecco, comunque va bene, sembra uscito il sole, speriamo. Comunque non vedo l'ora di girare a Napoli e mangiare qualcosina perché stiamo morendo di fame. Ci siamo fermati stamattina in autogrill a mangiare un cornettino vuoto, ma veramente abbiamo tantissima fame. E poi con tutte le cose buone che fanno qui, sinceramente cioè, si sente già l'odore nell'aria. Comunque va bene, adesso vedo un attimo, in caso vi faccio vedere la stanza, ma abbiamo preso una stanza molto così, ecco, non abbiamo speso tantissimi soldi. Ok, è arrivato. Allora, siamo appena arrivati, vi faccio vedere velocemente la stanza, anche perché c'è solo questa. Così, qui c'è il balcone con il tavolino. Eccolo qui, che è come quello che ho io di Ikea. E qui si affaccia, diciamo, in un parco. Poi qui è fatta così, c'è l'armadio. Qui c'è mio marito. Questo quadro, e di qua c'è il bagno, questa è l'entrata, e qui c'è il bagno, eccolo qua, lavandino, vabbè, una stanza così, molto semplice, che comunque dobbiamo stare solo una notte, quindi va benissimo così. Comunque adesso usciamo, andiamo a mangiare perché stiamo morendo di fame. Noi già mangiamo, abbiamo preso un caffè e devo dire che è buonissimo qui a Napoli il caffè. E poi abbiamo preso anche una sfogliatella frolla.
Buongiorno, eccoci, siamo tornati a casa come vedete e siamo tornati ieri pomeriggio verso le 3:30 e poi ci siamo sistemati ovviamente, non ho dovuto fare niente di che perché comunque la casa era abbastanza pulita, ho fatto proprio le cose, sistemare le valigie, stamattina infatti ho qualche lavatrice da fare, comunque siamo veramente stanchi perché siamo stati a Napoli. Giovedì e abbiamo camminato tantissimo, ma veramente tanto, e però è veramente bella, molto molto bella. E si mangia benissimo, le persone sono molto molto gentili e ci è piaciuta tantissimo. Cioè, mio marito c'era già stato per lavoro, però. E io c'ero stata, ma tantissimo tempo fa con la gita scolastica, ma ovviamente non ho visto niente di che, e comunque è veramente bellissima. In Calabria mi dispiace se non sono riuscita a incontrarvi perché alcune persone mi avevano chiesto se magari riuscivamo a vederci per qualche minuto, solo che erano 5 giorni e quindi sono stati veramente pochissimi e non ce l'ho fatta, però sicuramente ci saranno e altre occasioni ovviamente. Comunque ci voleva proprio staccare, ecco, dalla routine e adesso comunque siamo contenti di tornare alla quotidianità anche perché la nostra casuccia ci mancava tanto. Vi ho messo un po' di clip, diciamo, della nostra vacanza sia in Calabria che a Napoli e vi ho fatto vedere un po' le zone dove sono cresciuta, Scilla, Reggio, insomma tutte queste zone qui. Siamo andati anche in Sicilia, a Messina e siamo andati in un pomeriggio perché comunque si riesce benissimo, sono 20 minuti di traghetto più o meno e quindi siamo riusciti ad andare e niente, ci siamo veramente divertiti, è stato molto molto bello. Comunque io adesso chiudo qua questo video perché si vede che sto dormendo in piedi. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo mercoledì con i nostri soliti video. Ciao!